Cusi vuol partecipare. È uno spettacolo interattivo nel quale il pubblico gioca un ruolo essenziale, come tutti gli spettacoli, però nel quale il pubblico addirittura in certi momenti diventa protagonista. Cioè il pubblico è il mio partner, è il mio compagno, come Lauren aveva Hardy, come Gianni aveva Pinotto, e David Larible ha il pubblico. Le prove sono importanti perché tutto quello che ruota attorno a lui, luce, musica, attrezzistica, deve essere un meccanismo perfetto. Perché solo così il clown ha la possibilità di sentirsi libero di improvvisare. E quindi c'è solo una cosa, bisogna studiare. Bisogna studiare per essere pronti agli esami. Ogni sera, questa sera sarà un esame. Noi siamo artisti ma non siamo come i pittori. Il pittore una volta che ha fatto il quadro è fatto. Noi possiamo modificare la nostra, tra virgolette, opera d'arte mentre la stiamo facendo. Il suggerimento è che di essere sicuri, sono ore e ore passate qui nell'anonimato, sulle tavole di un palcoscenico dove non ti vede nessuno. Sono ore che siamo qui a sputare sangue. Ha sempre lavorato tanto, è uno che studia very hard, come direbbe lui in inglese. Far ridere per lui è una cosa seria. Questa filosofia del lavoro duro e impegnativo ce la comunicò già nel 2003, quando lo incontrammo, come abbiamo visto nel filmato di apertura. Già allora era uno dei clown più acclamati al mondo, o come recita il titolo dello spettacolo con cui è stato in scena al Teatro Vittoria di Roma, il clown dei clown. E protagonista della prima parte di retroscena sarà proprio lui, David Larible. Ha avuto il Clown d'Oro, l'Oscar del Circo, nel 2000. Negli Stati Uniti è una vera superstar, con i suoi show ha attirato più di 120.000 spettatori al Madison Square Garden. Tra i suoi fan sfegatati ci sono Woody Allen, Tom Cruise, Steven Spielberg, Richard Gere, Coppola, Danny DeVito, Leonardo DiCaprio e il mitico Jerry Lewis lo ha persino voluto con sé in uno sketch televisivo. Qual è allora il segreto di questo successo planetario e unanime? Di clown pagliacci ce ne sono tanti in tutto il mondo. Cosa ha reso David Larible unico e universalmente apprezzato? Forse la risposta sta nelle parole dello scrittore americano Henry Miller, il quale affermava che il clown è un poeta in azione, perché proprio come un poeta provoca emozioni, ma usa i gesti invece delle parole. E allora cominciamo a conoscere meglio Larible e a vedere come comunica poesia ed emozione attraverso i suoi gesti, la sua mimica, le sue azioni nello spettacolo Il Clown dei Clown. David, chiedi scena. Ciao.
Tu non toccare i campanelli.
Come abbiamo visto, uno dei punti di forza degli spettacoli di David Larible è il coinvolgimento del pubblico in sala. Anche io ne ho fatto le spese e vi posso svelare un retroscena che ovviamente non si può conoscere se non lo si è vissuto in prima persona, come è capitato a me.
Il pubblico dalla platea vede la carica di allegria trascinante di Larible, ma non sa che quando lo stesso Larible si rivolge alle persone da lui prescelte davvero a caso per dare delle veloci indicazioni sugli atteggiamenti da avere sul palco, lo fa con una serietà che incute timore. Si tratta di brevi frasi dette a bassa voce, del tipo «non ti muovere finché non te lo dico io», «buttati per terra», «non ti alzare», ecco. Tutto detto con un tono perentorio che fa capire lo stato di grande concentrazione che vive durante quelle che sembrano essere delle spontanee improvvisazioni. Comunque, davvero si ha la sensazione, anche sul palco, che Larible viva un'altra dimensione. Infatti non è un caso che il critico Starobinsky parlava del clown come di colui che viene dall'altrove, da un altro spazio, da un altro universo, il maestro di un misterioso passaggio. Noi di Retroscena allora siamo andati a incontrare ancora più da vicino questo fantasma per entrare nella sua dimensione e cercare di capire l'arte della clownerie e carpirne i segreti. L'occasione ce l'ha fornita un workshop, un laboratorio che Davide Larible ha tenuto nei giorni scorsi al Teatro Vittoria di Roma con alcuni piccoli e grandi aspiranti clown. La famosa gag del Guglielmo Tell. In che cosa consiste la gag? Voi conoscete la storia, c'è Guglielmo Tell con suo figlio, gli mette la mela in testa, no? E poi gli tira la freccia. Okay? La gag è molto semplice, allora arriva e quello che mette sulla gag la mela per... Arrivo qua, che lui prende i passi per poi. Lui ha mangiato la mela e se la rimette, quindi forse meglio che facciamo. Questo? Quindi c'è questa cosa del che ogni volta che lui torna, che la mela diventa sempre più piccolina, fino a che al finale lui si gira e c'è qualche pezzettino di mela così. Capito? Le gag molte volte nascono da un'idea semplicissima, da una storia, in questo caso da un fatto, da un avvenimento storico, no? Guglielmo Tell che, per far vedere la sua abilità con la balestra, mette una mela sulla testa del figlio. È un fatto storico conosciuto da tutti. Beh, i clown lo elaborano e quindi lo trasformano in una cosa buffa e comica, sempre con quel detto che dice che prima o poi tutto può diventare comico. Che può avere un momento di flessione, non c'è problema. Non bisogna che sia troppo lungo, perché si perde lo spettatore. Ho trovato cosa puoi fare. Sì, tu, un lavoro per te, qua, in questo teatro, sì! Oh, magnifico, magnifico! Io dico sempre che ci vuole almeno una risata ogni 5 secondi. Ogni 7 secondi, ma non puoi permetterti di fare una gag dove non ci sia una risata per 20-30 secondi, lì vai giù di ritmo. Non si lavora in coppia insieme, è un lavoro di team. Mamma mia! Molto
importante lo spazio, sapere usare lo spazio. Vuol dire avere la consapevolezza dello spazio che abbiamo. Ricordatevi che il saper osservare è molto importante, saper osservare gli altri anche per non commettere prima di tutto gli stessi errori, quello ci serve, o per imparare e dire, ah vedi, loro hanno sviluppato questo, o lui ha sviluppato bene questo, questa è una cosa che devo imparare a fare anch'io. Quindi si impara vedendo gli altri, non copiando gli altri ma osservando gli altri. C'è una tecnica per la caduta, tu puoi cadere benissimo, c'è una tecnica che tu non ti fai male, così non ti fai male. Se invece vai giù di gomito, se vai giù, bisogna sempre andare giù dritti. Hai visto quando io cado, mi porto sempre la gamba, perché è quella che poi mi accompagna fino giù. Bisogna cadere dritti, mai appoggiare un... Se tu arrivi dritto, la botta della caduta ti si divide in tutto il corpo, quindi non è niente. Se tu arrivi di polso o di gomito, tutto il peso del tuo corpo va sul tuo gomito o sul tuo polso, e quindi ti prendi una botta. Ricordatevi anche il fatto di gridare, non gridate, non mi gridate in scena, perché serve solo a confondere lo spettatore e poi a diventare anche fastidioso. Quando si usano dei suoni culturali, dovete stare attenti che non siano... Quindi se tu fai... No! Allora hai una modulazione, quindi riesci a comunque esprimere degli stati d'animo, degli umori, capito cosa voglio dire? Il clown deve essere artista ma artigiano. Artista perché crea, artigiano perché poi lo deve fare tutte le sere.